Ho cambiato un po' il tipo di alpinismo che ho fatto dopo che è nata Martina e dopo che è nato Jonas. Però quando saprai dove vado adesso e cosa vado a fare adesso, capirei che i remi forse hanno messi altri due, perché due non bastavano per remare, ok? Quindi io ho passato già i 52 e per qualsiasi attività sportiva sarei giurassico. Siccome l'alpinismo non è uno sport, mi va bene, perché giurassico non sono e mi sembra di capire che il motore vada ancora particolarmente bene. È chiaro che lo tengo allenato, sono molto disciplinato e severo con me stesso nel mantenere un livello proporzionale agli obiettivi che mi pongo. Però la spedizione che farò adesso non può negare che ogni passo che farò è consapevole che a casa c'è della gente che mi vuol bene e ha il diritto di avermi. Quindi ti garantisco che io ce la metterò tutta, ma non metterò un grammo in più nel coefficiente di rischio che mi sono sempre preso. Non è un caso che l'ultima foto del libro è la foto di mia figlia che tiene in braccio mio figlio. Non è casuale, ho voluto quello perché al centro di quel libro c'è stato un modo di fare alpinismo, come ho trasformato un sogno in una realtà e come questa realtà mi ha portato anche poi delle nuove responsabilità che sono quelle di padre. E il fatto di aver messo quella foto alla fine è servita per la gente, ma serve anche per me. Alla fine di tutto questo, la cosa importante sono queste due, perché questa fotografia qui, cioè le persone che ci sono dentro. Fare l'alpinista presuppone uno sforzo muscolare, energetico, economico, pazzesco. Fare il padre è però una bella sfida, perché le stagioni cambiano e non sono solo quattro, ok? Continuano a cambiare, in successione e le persone, in questo caso i miei figli, cambiano ogni volta e la stagione non è prevista e prevedibile, ok? Quindi è una bella avventura. C'è da dire che una non pregiudica quell'altra. Cerco di valutare tanto il come sto con i miei figli più che il quanto sto con loro, no? E la cosa che la mia, chiamiamo così, missione di padre è dargli dei fondamentali valoriali, che su quello poi si devono costruire i loro sogni e che i sogni siano loro e che loro non si mettono in testa sogni altrui, ok? Perché la vita vale la pena viverla camminando su dei tuoi sogni e non farsi dire dagli altri cosa devi fare. Quindi io sarò l'ultimo a dire a loro cosa devono fare.